una buona giornata, una buona domenica a voi, per tutti noi, anche di riflesso, per tutte le nostre famiglie, per tutti i cristiani, la Chiesa, tutti i cristiani che celebrano anche la preparazione alla Madonna Assunta. Però, diciamo, non sembra una cosa strana, una buona domenica anche per tutto il mondo. Ed è non tanto una battuta, un desiderio così, ma è questa la visione di Gesù che noi incontriamo misteriosamente, ma realmente, che noi ascoltiamo attraverso le scritture da diverse angolature. Certissimamente potremmo dare questo titolo alla domenica: non rattristate lo spirito. È un'espressione molto forte, molto penetrante, molto appassionante di Paolo. Ogni volta che ci si incrocia con queste sue espressioni ci resta davvero toccati, si può dire. Non rattristare lo spirito che è in voi. E lì poi abbiamo l'aiuto e il sostegno anche delle tre letture che penso sviluppino quella ripetizione di preghiera che abbiamo fatto nel Salmo: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Abbiamo ripetuto due o tre volte, si poteva ripetere anche di più. Bello, perché è uno dei canti anche più vibranti del mondo giovanile. Tocco spesso questa attenzione per prendere atto che sì, c'è un mondo in difficoltà, dei giovani in difficoltà, e non li divido quelli bravi e quelli buoni. La mia esperienza mi porta a dire che quando Sant'Andrea era piena di giovani che magari poi chissà dove vanno a finire, toccare questi canti che loro facevano toccare o cantarli era veramente bello. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. E se facciamo qualche annotazione è esattamente per lasciare che i messaggi, la parola del Signore, ci tocchi. E allora ecco la figura di Elia, diciamo anche Prestino, grande profeta che a un certo momento si trova anche esposto a lottare da un monte all'altro contro gli israeliani, i non giudei, i non ebrei, eccetera, no? E vince, però una faticaccia veramente sconfinante. Poi non trova riconoscenza dal suo popolo e cosa succede? Che è sfinito. Demoralizzato, sfiduciato, stanco da morire, scritto proprio così, stanco da morire, scappa, se ne va. Dove? Intanto in bocca per una giornata una direzione, e poi là, proprio stanco e sfinito, si addormenta. Con espressioni anche che non sono, spero mai, le nostre, ma quando dici, ma insomma, fammi morire, lasciami andare. Che un po' ci trascina, grazie a Dio, penso, spero, vi auguro che il Signore ci protegga, e protegga anche me, di non arrivare mai a questa espressione, ma è un segno, indubbiamente, come dire, non di autodistruzione, ma di sfinimento, e che quindi rivela, come dire, la stanchezza anche cristiana. Tu fai di tutto, provi, non si riesce, a un certo momento almeno lasciatemi in pace. Questa è la situazione di Elia, attenzione, che peraltro va una giornata, non è più, si addormenta e non ci sfugga. Lì c'è scritto che c'è un tocco che lo sveglia. Questa parola a me piace molto, perché raffigura, non si sa di più cosa, come sia avvenuto, chi sia stato. È una curiosità inutile questa che abbiamo, di ricostruire i particolari di ciò che ascoltiamo. Io vado a me stesso, penso anche per voi, penso di non sbagliare. Tante volte il Signore proprio ti dà un tocco, solo un tocco, fatto in tanti modi. E oggi anche la domenica facciamo attenzione ai tocchi che il Signore ci dà. Alzati, svegliati, mangia perché devi camminare. È già una formula molto interessante, poter godere, gustate e vedete. Come c'è un mistero di vita che non si esaurisce e che ti tocca e che ti sostiene. Mangia, via, poi però si addormenta un'altra volta, un altro tocco, un secondo tocco, e allora va per 40 giorni, poi mangia, si fa 40 giorni di cammino
E dove va? Vai a vedere, va al Monte Sinai, da dove tutto era partito. Torna all'alto, torna a Dio, torna al rapporto di Dio con il popolo ebraico e torna al rapporto che Dio ha segnalato di sé, tra sé e tutta l'umanità. Ritrova quindi lo spirito. Ecco perché si dice, non si può rattristare fuori misura lo spirito. La stanchezza sì, però l'energia dello spirito, guarda che questo ti basta un tocco e tu ti rialzi, difatti 40 giorni di viaggio e da là poi ritorna a compiere la sua missione. Questa immagine, vedete, ci consente anche di gustare il Vangelo, dove non c'è Elia, c'è Gesù. Moltiplicazione dei pani, poi una confusione di gioia, poi la gente che lo cerca, e poi lui a dire: mi cercate perché avete mangiato il pane, ma non mi avete capito, non mi avete capito. Voi il pane potete fare, il pane quotidiano lo potete fare un po' anche voi tutti. Ecco il pane di cui avete bisogno, che sono io. E che piano piano, in questo capitolo sesto, che è bellissimo, di San Giovanni, spiega l'aspetto più misterioso della vita cristiana, ma anche più familiare. Perché piano piano lui, insegnandoci, voi nel deserto avete mangiato la manna, non aspettate più la manna. Sì, è stata buona qualcosa che vi capiterà, potrete chiamare manna qualche cosa che vi capita, neanche ve l'aspettavate, ma non è la manna che vi manca, non è quello che voi pensate di costruire che vi può saziare, perché è pane che non è duraturo. Il pane duraturo è quello che sorregge la vostra vita quotidiana e la carica della stessa vitalità di Dio. E siamo proprio al massimo della rivelazione che piano piano Gesù fa. E c'è scritto qui nel Vangelo, perché fate attenzione che tutti sono, come dire, guidati da Dio, ma tutti sono istruiti da Lui, vuol dire tutti nel cuore, a fondo, se fanno attenzione, se sono aiutati, tutti hanno quella visione di rapporto, di amore, di Dio con noi, di noi tra noi, di noi con Dio. Poi a prescindere da queste necessità e anche da questi impegni doverosi di produrre la propria vita, di viverla anche insieme agli altri e per gli altri, tutto questo comunque allora diventa non più pane semplice, ma pane di vita eterna, duraturo, anche quando crolli, anche quando sei giù. E soprattutto la grande rivelazione, ed è pane di vita, anzi è pane di vita eterna. E arriva a dire: quel pane sono io. Difatti quando Gesù vuole lasciare un segno fondamentale della sua presenza, non più nelle forme terrene, ma con la potenza dello Spirito e anche con i tocchi della sua emozione per noi, perché trova modo di inserirsi sempre tra di noi e per noi. E magari con una superficialità, stiamo dormendo, siamo stanchi, oppure pensiamo che ci sia la manna fuori e che basti quella e quant'altro, ma lì Gesù arriva in quel racconto anche di Giovanni, dice: io sono quel pane di cui avete bisogno, chi mangia di me, chi beve di me avrà vita e duratura vita e avrà vita eterna. Ed è quel gesto che noi celebriamo anche oggi qui, come fosse il tocco che il Signore ci dà in modo particolare anche nella luce di questo Vangelo. Ovviamente si va, come dire, un po' al difficile per il rapporto dei cristiani con Dio, però attraverso è qua dove risale fuori: non rattristate lo spirito, lasciatelo lavorare dentro e seguite quegli stimoli che vi dà in tanti modi, perché vi alziate e abbiate a capire che si vive per una vita eterna già qui, e vivere è amare, perché non c'è gusto se no. Sì, qualcosa si prende, ma è un cibo che non dura. E siamo convinti noi di tutto questo, che se
lo stimolo che ci viene dato è proprio per una capacità di vivere questa esperienza eucaristica. Lui è sempre con noi, e per essere testimoni, che non basta produrre manna o invocare manna o elaborare una cosa, perché c'è una necessità che non sapremo mai come avviene, tutti istruiti da Dio il Padre, che si porta al Signore Gesù per vedere: Gesù se l'ha fatta, ma sì, figlio di Dio, si è fatto uomo fragile come voi, e ha preso in mano le cose, e poi ha gettato la vita l'ha gettata, non ha mai chiesto ricompense. Per carità, sono livelli più alti, però lo stile e i modi di vita, di vivere è così. Il Padre attira tutti, il Padre istruisce tutti, il Padre attrae a Cristo, e in Cristo noi sentiamo di essere, come dire, nutriti di una vita duratura, di quelle che passano le difficoltà anche più atroci, di quelle che si manifestano appunto con tanti tocchi, quasi quotidiani, a pensarci. Il Signore ci aiuta, ci aiuta a credere. Chi crede queste cose ha vita eterna. C'è scritto: chi crede a queste cose, chi crede a me, dice Gesù, non avrà, sì, è scritto anche Abramo in qualche testo del Vangelo, ma ha la vita. Tu hai già una vita che, nonostante le ombre, le stanchezze di ieri e le tue, nonostante tutto questo, è di uno spessore, è di un orizzonte talmente, talmente ricco, talmente anche, come dire, quotidiano, che poi riassume anche, se vuoi, sempre: dacci, Signore, il pane quotidiano. Il Signore ha fatto meraviglie e ti ha esaltata sopra tutte le altre creature. Noi crediamo che in virtù della tua assunzione in anima e corpo partecipi alla gloria del tuo Figlio risorto, regina del cielo e della terra, vestita di sole e coronata di stelle, acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Tu hai vinto il nemico, o piena di grazia, e sei per noi segno di consolazione e di sicura speranza. Il tuo Figlio Gesù ti ha fatto avvocata potente e madre di tenerezza, e noi confidiamo che il tuo sguardo materno si abbassi sulle nostre sofferenze, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del discepolo amato: ecco il tuo figlio. Noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo per guida, forza e consolazione della nostra vita. Sii tu benedetta, o madre della Chiesa, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Continua nei prossimi giorni la novena in preparazione alla solennità dell'Assunta. Ogni giorno le sante messe alle 8 e alle 18, alle 17:30 il rosario meditato. Venerdì prossimo, 14 agosto, è la vigilia della solennità. Le sante messe alle 8, alle 18 è già messa festiva della vigilia dell'Assunta. Seguirà alle ore 19:30 il canto dei Vespri, presieduti dal Vescovo Egidio.
Quindi la benedizione dei Madonnari e dei Gessetti sul sagrato del santuario. Sabato 15 agosto è la solennità dell'Assunto. Le sante messe alle 6:30, alle 8, alle 9:30 presieduta dal Vescovo Roberto, alle 11, alle 18 e alle 19. In fondo alla chiesa, sul tavolo della stampa, trovate gli orari delle celebrazioni. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Assunta in cielo, vi benedica e benedica le vostre famiglie, il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Andrò a vedere.